oltre ad essere un laboratorio per un lavoro comune Italia Viva Azione più Europa, vuole essere soprattutto un'alternativa vera per il Friuli Venezia Giulia rispetto alla destra di Fedriga e rispetto a un centro-sinistra che è più conservatore ormai che innovatore. È dunque un laboratorio, il terzo polo. Azione, Italia Viva più Europa annunciano entro l'autunno un accordo federativo che intanto si testa con la candidatura di Alessandro Maran alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. I deputati Maria Elena Boschi e Benedetto Dalla Vedova a Trieste, in appoggio al loro candidato, hanno trattato i temi caldi su cui incalzano l'attuale maggioranza di centrodestra: lavoro, giovani, immigrazione e sanità pubblica. Io credo che ci sia un problema non tanto di eccellenza magari al momento del bisogno, dell'emergenza, del ricovero ospedaliero, quanto di presa in carico della persona e della cura della persona, soprattutto per chi è più avanti negli anni, anche una volta uscito dall'ospedale. Tanti anziani sono ancora autonomi ma hanno bisogno di assistenza e di cura, allora serve una sanità e un sistema sociale che funzioni. Per questo noi di Italia Viva Azione più Europa ci candidiamo ad essere un'alternativa alla gestione Fedriga. Immigrazione è un punto importante qui per Trieste, ma non solo. Beh, certamente, è quello che bisognerebbe spiegare a Fedriga, che tutto quello che lui ha raccontato, lui e la Lega hanno raccontato sull'immigrazione, non solo era falso, era dannoso per l'Italia, che adesso si trova con una decrescita demografica che era prevista, era già nei numeri, e con una chiusura all'immigrazione che da una parte ha generato immigrazione clandestina, perché non c'era modo di arrivare legalmente a cercare lavoro, e dall'altra ha creato un vuoto proprio di lavoratori, di manodopera, che fa un danno alle imprese in tutta Italia, anche in Friuli Venezia Giulia. Quindi bisogna ragionare con una testa diversa. Noi, più Europa, Azione Italia Viva, col candidato Alessandro Maran, ragioniamo senza le ideologie della sostituzione etnica, di tutte queste cose qui, per dare soluzioni ai problemi reali e portare immigrati in modo civile è un modo per aiutare le imprese di tantissimi settori.